Posso dire di non aver paura, però sicuramente quando trema un po' la finestra o quando suonano gli allarmi delle macchine, uno dice: speriamo che non arrivi un colpo anche da me. Questi sono i bombardamenti di poco fa su una fabbrica, un impianto, un stabilimento alla periferia di Kiev. Ok, vedete tu dopo anche. Come stai? Siamo a casa di Walter e Gisella che sono attaccati alla linea del fronte qui alla periferia di Kiev, ma non se ne vanno. Vieni in cucina che ti offro un caffè italiano, un caffè con la mocca. Già pronto tutto. Già pronto tutto. Grazie, un caffè italiano ci vuole. Allora Walter, cosa hai visto? Ho visto, hanno iniziato 4 giorni fa con dei grandissimi botti che venivano soprattutto dalla parte ovest. Dopo 4 giorni di grossi botti da quella parte c'è stata una gran colonna, c'è stata una colonna di fumo altissima. Subito dopo, dopo un paio d'ore credo, sono passati due elicotteri, probabilmente russi, a bassa quota, non so cosa avevano fatto, ma sicuramente se potevano passare vuol dire che la via era libera. Ecco. Ieri era un po' triste perché hanno tolto la luce all'11 e l'hanno ridata alle 4, e in quei momenti lì, sai, c'è un po' di sconforto perché pensi non riesco a parlare con le persone. E in questo momento ancora manca riscaldamento. Abbiamo fatto scorta di prodotti un po', quello che hanno portato in negozio questi giorni. Però molta gente è scappata, no? Più della metà penso, sì. Comunque noi da qua non ci muoviamo. Non ci muoviamo perché non abbiamo paura. E voglio rassicurare tutti i miei amici che mi chiamano tutti i giorni che sì, il pericolo c'è, però voglio dire, non è che deve proprio esserci in questo momento e spero non ci sia neanche in futuro. Ok, adesso ti faccio vedere il bunker. La luce è tornata. Apriamo la porta. Il nostro bunker è terribile, terribile. Buio, tetro. E questo è il bunker per tutto il palazzo, no? E questo è il bunker per tutto il palazzo, sì. Ah, naturalmente ogni palazzo ha il suo, perché sono diversi palazzi.